Una buona serata e bentrovati ad una nuova puntata di Dialoghi tra psicologia e medicina, le scoperte dell'apnea. Presento subito, ma già la conoscerete, la dottoressa Giusy Messina. Buonasera, bentrovata. Buonasera. Allora, lo ricordiamo per chi ancora non lo sapesse, lei è laureata in psicologia clinica e si è specializzata in psicoterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano. Svolge attività clinica e di ricerca presso l'APNEI, che poi magari ci spiegherà di che cosa si tratta, è una parola molto lunga e si interessa in particolar modo di quello che è il rapporto tra l'aspetto psichico e il sistema immunologico che abbiamo visto anche nelle volte precedenti, rappresenta davvero un legame molto importante tra questi due aspetti. È autrice di centinaia di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e questa sera ci parlerà di quelli che sono i disturbi stagionali. Di che cosa si tratta? Sono delle forme di depressione che sono state descritte per la prima volta intorno al 1984, quindi abbiamo alle spalle diversi anni di studi. È stato Norman Rosenthal proprio a definirlo per la prima volta. Esiste una piccola sigla, SAD, e inoltre lo troviamo nel principale manuale psichiatrico, che è il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, DSM, quinto, vuol dire nella sua quinta edizione. È all'interno dei disturbi depressivi maggiori che però hanno una ricorrenza stagionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che i pattern che caratterizzano il disturbo depressivo compaiono in periodi dell'anno ben precisi, all'inizio del periodo invernale e all'inizio di quello primaverile estivo, per poi scomparire. Quindi è qualcosa che ricompare solo stagionalmente e deve avere una decorrenza di circa almeno 2 anni, altrimenti non possiamo parlare di disturbo affettivo stagionale. Qui apro una parentesi. Credo che sia molto importante il fattore temporale. La differenza tra una sintomatologia blanda, quindi un semplice così, sintomo depressivo, che cosa lo differenzia dal disturbo depressivo reale, vero e proprio, dalla depressione psichiatrica? Il tempo, la durata. Per cui se noi ci svegliamo la mattina e siamo un po' tristi per qualche giorno, questo non vuol dire che siamo depressi. La depressione è quando questo stato perdura per almeno 6 mesi, ogni giorno, ininterrottamente. Questo porta ovviamente a delle modificazioni a livello neuronale. Quindi nel caso appunto dei disturbi affettivi stagionali si ripropone in questi cambi di stagione. Assolutamente, solo in questi cambi di stagione poi scompaiono, anche questa è la particolarità. L'altra particolarità è che a differenza della depressione endogena, la classica depressione, che si caratterizza per insonnia, mancanza di appetito, qui abbiamo esattamente il contrario, una tendenza a dormire molto di più rispetto alle classiche ore di sonno, a mangiare molto di più e quindi a prendere anche peso, è esattamente l'opposto di quello che invece si verifica nella depressione, dove c'è un disinteresse, no, per tutto quello che riguarda il cibo, il piacere, la vita in generale. Quindi sono persone che si caratterizzano anche, come hanno rilevato diversi autori, per un calo delle energie in diverse attività della vita quotidiana. E per la perdita, la famosa anedonia, l'incapacità di provare piacere. E quindi c'è poi un ritiro sociale, una difficoltà nelle relazioni, nello stare in compagnia. Ecco, chi è che soffre di questo tipo di disturbi? L'uomo, la Allora, donna, che tipo di età? dunque, l'esordio è intorno ai 18-30 anni, quindi anche direi in giovani soprattutto. E l'incidenza è maggiore nelle donne, purtroppo, è almeno 4 volte sì, rispetto ai numeri maschili e sicuramente aumenta con la latitudine geografica, quindi tendenzialmente nel nord Europa, comunque nei paesi dove le ore di luce sono molto minori, è più facile, insomma, cadere in questo disturbo. Quali terapie, vengono consigliate appunto in questi casi?
Allora, la terapia gold, diciamo principale, è la light therapy, cioè la fototerapia, la luce, proprio perché si è visto che è il buio a determinare uno stato di angoscia, uno stato di tristezza, appunto la depressione. E quindi qui ritorna ancora in gioco il tema luce-buio, no? Di cui noi sappiamo ormai tutto a livello cerebrale con l'importanza della ghiandola pineale. Chiaramente la luce naturale. Chiaramente la luce naturale. In questa terapia le persone vengono sottoposte ad una fonte luminosa artificiale che ha addirittura un'intensità di luce circa 20 volte superiore a quella presente nelle comuni stanze dove le persone lavorano. Ed è anche il motivo per cui alla base di quello che si propone come terapia di questo disturbo c'è anche la vitamina D, proprio perché è dovuta alla mancanza di esposizione solare, quindi alla luce, al sole. Non solo, ci sono altre terapie, sicuramente gli antidepressivi, ma quelli di seconda generazione, cioè gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Sicuramente i trattamenti farmacologici sono sempre quelli in prima linea, no? Che aiutano nella depressione e quindi in questo disturbo, si sono dimostrati abbastanza efficaci. Si tratta di depressioni importanti, dottoressa? Spesso e volentieri si associano anche tendenze suicidarie, quindi bisogna prendere in considerazione questo calo dell'umore e tutto quello che ne comporta, assolutamente non vanno sottovalutate. Con valido aiuto arriva proprio dall'apnea che dicevamo di inizio trasmissione e poi ci spiega esattamente di che cosa si tratta. Sì, quello che l'apnea afferma è che qualsiasi stato psicologico, quindi anche quello depressivo, qualsiasi stato della coscienza ha un effetto sul nostro stato di salute o di malattia attraverso il sistema immunitario. Questa è una grande scoperta, può sembrare così a parole banale, però in realtà cambia tutta la visione della medicina e della psicologia, perché si supera una visione ormai scientificamente non più sostenibile, quella dell'uomo-macchina, e si scopre invece un organismo caratterizzato da questi sistemi che comunicano tra di loro, per cui cellule del sistema immunitario producono ormoni, gli ormoni hanno effetti sul sistema nervoso centrale e sul sistema immunitario e viceversa. Quindi ci sono interconnessioni profonde che caratterizzano tutto l'universo biologico e psicologico della persona. Questi sistemi non possono più essere studiati in maniera separata perché rappresentano un unico grande sistema all'interno dell'organismo. Quindi anche quando parliamo di disturbi affettivi, di disturbi psicologici, dobbiamo sempre citare quelli che sono i correlati neurochimici e immunitari di questi disturbi. La psicoterapia rappresenta davvero un valido aiuto nei confronti appunto di questi disturbi affettivi stagionali? La psicoterapia è sicuramente sempre utile laddove ci sono dei cambiamenti nella psiche della persona, quindi quando parliamo di psicoterapia dobbiamo specificare quale, perché ne esistono infinite. Lei pensi che una persona che si laurea in psicologia e vuole accedere ad una scuola di specializzazione, in psicoterapia ci sono circa 200-300 indirizzi, quindi davvero è un mondo infinito, però possiamo raggrupparli in quattro principali categorie. La terapia cognitiva, che tende a cambiare quelli che sono i pensieri negativi, disfunzionali, correlati alla malattia, quindi in questo caso alla depressione, pensieri come per esempio io non valgo nulla, la vita non ha senso. Ecco, la terapia cognitiva scava su questi modelli di pensiero e tenta di modificarli. C'è anche la terapia comportamentale, si è visto però che quella più efficace per i disturbi affettivi stagionali è quella cognitiva, che va proprio a modificare le strutture, no, cognitive di base che caratterizzano questo disturbo. In quella comportamentale si vanno a incoraggiare comportamenti positivi e a scoraggiare, quindi arrivare ad estinguere i comportamenti non funzionali per l'organismo.
Poi esiste la terapia interpersonale, che è quella che invece mette in gioco le risorse relazionali, quindi, come dicevamo più volte, i familiari, gli amici, le persone che sono attorno alla persona e che rappresentano una risorsa. In questo senso mi permetto di dire che la terapia all'interno della psiconeuroendocrinologia utilizza un ormone poco conosciuto, perché se ne parla solo per il parto, ma è considerato veramente l'ormone della felicità, che è l'ossitocina. L'ossitocina stimola tutto ciò che ha a che fare con le relazioni, con l'affettività, con l'amore, è appunto l'ormone dell'amore, e quindi può essere utilizzato in chi soffre di depressione, e cioè di ritiro sociale, no? Di isolamento. La persona depressa è una persona che tende a star da sola, quindi l'ossitocina può essere un grande aiuto. E poi quella psicodinamica, che se volete possiamo definirla come un po' la figlia della psicanalisi, che invece va a indagare i profondi vissuti inconsci della persona, e che spesso si cristallizzano proprio durante l'infanzia. Quindi è un lavoro molto più profondo, più lungo, ed è il motivo per cui non ha avuto un grande successo, perché oggi siamo in un'epoca fast, no? Dove bisogna essere veloci, e allora le terapie devono essere brevi, 3-4 sedute e io devo star bene. La terapia psicodinamica è più lunga perché fa un lavoro più profondo, però io credo che in alcuni casi, quando ci sono depressioni davvero importanti, una volta ristabilita la neurochimica dello stato di salute, è importante fare un lavoro più profondo, io credo. Dunque, dottoressa, psicoterapia e fitoterapia, un binomio vincente? Sì, la psicoterapia può essere accostata a dei trattamenti anche fitoterapici, proprio perché dal mondo della natura possiamo attingere a delle risorse utili. Nel caso della depressione, sicuramente l'onocchiolo presente nella magnolia è stato dimostrato e studiato che ha effetti antidepressivi, antiastenici, senza avere quegli effetti collaterali tipici degli antidepressivi. E la luciferina, questa è una novità, ci sono i primi studi in corso, però è studiata soprattutto in Cina e nel nord Italia, con questi effetti antidepressivi. Volevo spendere due parole sul loto, perché credo che sia un fiore bellissimo che rappresenta proprio la possibilità che ci è data di uscire dal fango, no? Quindi dalla tristezza, dall'inconscio, potremmo dire, e riaffiorare, no? E portare a dei fiori bellissimi. È un percorso, quindi direi che non avviene mai nulla in poco tempo, no? Deve essere sempre una strada da percorrere appunto assieme attraverso una psicoterapia, però dove a tutti è data questa possibilità di rinascere. Il loto rappresenta fin dall'antichità il simbolo della rinascita. No? È anche un fiore bellissimo. Sì. Dottoressa, tra l'altro parliamo appunto di questi disturbi affettivi stagionali, ma c'è da considerare anche che noi stiamo per uscire, siamo usciti, ne usciremo, insomma, da un periodo oltre due anni, davvero duro, insomma. E quindi questo immagino che abbia influito molto, ha influito su ciascuno di noi e in particolar modo su quelle che sono le persone più vulnerabili. Assolutamente, credo che il Covid abbia davvero ci abbia fatto vivere un momento di grande difficoltà dal punto di vista psicologico. Credo che dal Covid in poi la nostra vita sia completamente cambiata, questo va detto, e soprattutto nei giovani, che poi sono quelli più esposti a questo tipo anche di malesseri, chiamiamoli così. Quindi ci vuole sicuramente una cura specifica, che tenga in considerazione veramente l'universo infranto di queste persone. Il Covid ha distrutto, direi, tutte le relazioni sociali, quindi in primis io consiglio ossitocina a tutti per ritrovare davvero la possibilità di gioire di una relazione, di un rapporto, gioire nello stare insieme. E quello che più è mancato è stata proprio la possibilità di uno scambio, di una relazione. E tra l'altro lei faceva riferimento a questi disturbi stagionali, che sono dettati un po' dall'alternanza luce e buio, e chiaramente noi abbiamo vissuto un periodo di lockdown in cui noi siamo stati relegati nelle nostre case. Eravamo completamente al buio dal punto di vista
davvero fisiologico e psicologico. E forse se ne è parlato poco, però iniziano a uscire i primi studi su PubMed, questo motore di ricerca che raccoglie tutte le pubblicazioni scientifiche, dove si è attestato che durante il periodo del lockdown sono aumentate le patologie psichiatriche, sono aumentati i suicidi, e quindi c'è un'emergenza che rimane un po' sotterranea, ma qualcuno se ne dovrà occupare prima o poi. Bisognerà prendersi cura anche di questi aspetti, no? Cioè, il Covid non è solo regione azzurra, arancione, gialla, è stato anche un disastro dal punto di vista psicologico, questo indubbiamente. Anche il lavorare da casa, lo smart working, può aver avuto grandissimi effetti positivi, ma il non uscire, no? dalle proprie mura domestiche, il non andare a lavorare, quindi non entrare in contatto con altre persone, questo lascia dei segni importanti. Ecco, le lacune derivanti un po' da quelli che sono gli aspetti relazionali, ma propriamente fisici, che non tengono conto di tutto quello che è l'aspetto tecnologico, perché noi possiamo raggiungere qualsiasi persona dall'altro capo del mondo con una semplice telefonata, con una videochiamata, però il fatto proprio di incontrarsi, di tornare ad avere questa socialità fisica, diciamo, quanto è importante? Beh, fondamentale soprattutto quando si è molto piccoli, quindi nelle prime fasi della nostra vita, il contatto fisico ci fa crescere, struttura il cervello, la nostra sensibilità sinaptica. Quindi bambini privati di questo aspetto sono bambini che hanno subito dei danni psicologici importanti. Io dico, non buttiamoci giù perché tutto si può recuperare. Direi che adesso siamo in un momento, adesso a parte insomma, quello che succede a livello internazionale, però siamo in un momento di rinascita e quindi diamoci da fare e cerchiamo di recuperare il tempo perso, soprattutto stando assieme. Ecco, quanto è importante per tutte queste persone che soffrono appunto di questi disturbi affettivi stagionali, diciamo così, assumere un corretto stile di vita durante tutto l'arco dell'anno, quindi non solo durante quei periodi per queste persone particolarmente difficili? Sì, il lavoro che bisogna fare è proprio nei periodi dell'anno in cui la persona sta bene, in cui la persona è fuori da questo tunnel. Perché ovviamente durante la depressione è difficile lavorare con queste persone, perché per la loro storia e per come proprio è fatta la malattia non si riesce a uscire, no, dalla propria stanza, dalla propria situazione. Abbiamo detto che questa depressione si caratterizza per una mancanza di forze, mancanza di energia, e quindi noi possiamo sì intervenire, non certo cercando di far lavorare la persona. In quel momento non si può, in quel momento possiamo avere un aiuto che può essere farmacologico o fitoterapico. Quando la persona invece è fuori da questi stati depressivi, lì si può fare un intervento di educazione, non solo alimentare ma sportiva, di cambiare completamente i propri stili di vita e migliorare le relazioni, che poi diventano fondamentali quando invece ci troviamo nei momenti bui e ci sentiamo soli, perché poi andando a indagare quello che la persona vive durante le depressioni maggiori, veramente si sente fondamentalmente sola, persa. Ecco allora anche l'importanza di ritrovare un approccio spirituale alla nostra vita. Io consiglio sempre, se si riesce durante la giornata, a trovare 5 minuti per chiudere gli occhi, concentrarsi su se stessi, chi pratica lo yoga, chi la meditazione, ma fermiamoci, bastano 5 minuti, però fermiamoci, chiudiamo gli occhi, perché il chiudere gli occhi attiva una serie di network endocrino che ormai conosciamo e sicuramente ci sentiamo già così meglio, basta poco, no? Anche una bella passeggiata, dottoressa? Anche una bella passeggiata, sì, l'aria aperta aiuta sempre. Ecco, siamo quasi in chiusura, ma vorrei così riportarla su un binario che amo particolarmente, che è quello dello stile di vita, di queste sostanze che la natura ci offre e che giungono spesso anche dalla parte orientale, dal Giappone, insomma, sono delle sostanze molto importanti, questo riso viola di cui abbiamo parlato nelle volte precedenti. Sì, il riso viola ha una molecola molto attiva dal punto di vista del sistema immunitario, e l'orizzalose, arabinossilano,
e è stato utilizzato, come diceva lei, fin dall'antichità come una vera e propria medicina in Cina e poi in Giappone. E, attiva tutta una serie di cellule del sistema immunitario che ci rendono più forti, che quindi ci proteggono in qualche modo dai cambiamenti del nostro self, e tra l'altro viene assorbito dall'intestino senza essere degradato, per cui tutto ciò che ingeriamo con questa sostanza risulta tutto utile e biodisponibile. Questo è molto importante perché a volte assumiamo integratori di diversa natura, però poi in realtà quello che rimane nel nostro organismo è ben poco, no? E questo è il motivo per cui poi a volte gli integratori non funzionano. E in questo caso abbiamo un'alta biodisponibilità. Un'alta biodisponibilità. Inoltre in questo prodotto troviamo anche le antocianine, che sono dei potenti antiossidanti che rallentano i processi di invecchiamento cellulare, e il GABA, e quindi ha anche un'azione rilassante, distensiva, ansiolitica, e quindi avere tutto questo in un unico prodotto ci permette anche di non assumere ogni giorno diventando schiavi di 300 pillole, no? Ma avendo un unico dosaggio riusciamo a raccogliere diversi benefici. Questo so che ha sempre un effetto positivo sulle persone, no? Benissimo, dunque in conclusione diciamo che i disturbi affettivi stagionali hanno delle caratteristiche proprie. Innanzitutto devono avere una ciclicità. Esattamente. Quindi quando noi abbiamo dei momenti di scoraggiamento, che capita inevitabilmente a tutti noi, non significa che soffriamo appunto di questo tipo di disturbi. Nel caso in cui invece si manifestassero in modo evidente, chiaramente ci sono tante soluzioni, no? Ci sono tante soluzioni. Direi che, come per ogni situazione patologica, l'approccio deve essere un approccio graduale. Io dico sempre: iniziamo con delle parole, che possono essere parole di supporto, di aiuto, vediamo se la natura ci offre un sostegno. E dopodiché ovviamente esistono anche gli psicofarmaci che agiscono a livello cerebrale. Gli studi dimostrano che gli psicofarmaci, in questo caso gli antidepressivi, hanno degli effetti su questo tipo di disturbo, quindi non possiamo ovviamente buttare tutto dall'altra parte. E ricordiamo sempre che non sono privi di effetti collaterali, però quindi bisogna sempre riuscire, esatto, a valutare quando è effettivamente necessario. Quando assumerli, certo, esatto. Quando bisogna assumerli è inevitabile. Se è possibile un attimino evitarli, chiaramente queste sostanze naturali ci danno una buona efficacia senza avere quelli che possono essere gli effetti collaterali. Esatto, senza avere controindicazioni e senza avere poi l'insorgenza di altri disturbi, perché il problema è sempre questo: curo una cosa ma me ne esce un'altra, no? E invece in questo caso possiamo prenderci davvero cura di noi stessi in maniera olistica, tenendo in considerazione che non hanno controindicazioni, quindi possono essere assunti davvero vita natural durante, e direi, perché no, anche come prevenzione. Ecco, io personalmente ogni giorno ho la mia, come dire, la mia dose di magnolia e di loto e di melatonina. Credo che sia una prevenzione che tutte le donne, magari dopo i 40 anni, possono iniziare a percorrere. Certo, quindi un'ottima abitudine. Dunque, i paesi del nord Europa, abbiamo detto, sono quelli particolarmente soggetti a questo tipo di disturbi, e appunto non è un caso che invece i paesi che godono di sole quasi tutto l'anno siano effettivamente con questi caratteri, queste indoli così solari, appunto, no? Sì, perché comunque noi non abitiamo su un pianeta, è un pianeta che ha la luce, ha il buio, e quindi noi siamo in qualche modo imbevuti, no, di queste sostanze, e non abitiamo in un'isola deserta dove non c'è nulla, quindi questi effetti ci sono sul nostro corpo e sulla nostra psiche. È ovvio che vivere in un paese col sole e il mare ha un effetto completamente diverso nel vivere in un grattacielo delle grandi città, o a maggior ragione in un posto dove sono più le ore di buio che quelle di luce. Quindi non dimentichiamo mai che noi siamo all'interno di un contesto, e questo contesto influenza il nostro stato di salute o di malattia. Quindi se ci accorgiamo di soffrire di questo tipo di disturbi affettivi stagionali, il primo passo da fare è quello di rivolgersi a uno specialista? Assolutamente sì.
di non sottovalutare mai l'episodio. Ricordiamo il criterio temporale, che già questo è un aiuto che la persona da sola può capire. Se i sintomi persistono nel caso del disturbo affettivo stagionale per più di 2 anni, allora siamo di fronte davvero ad una patologia psichiatrica e va affrontata con le giuste armi. Se invece sono episodi che compaiono qua e là, allora non scoraggiamoci, possiamo sicuramente avere un aiuto dalla natura e perché no andare anche a capire quali sono stati i pensieri che mi hanno portato, no, a stare così male, ad essere così triste. E quindi direi che in primis un percorso psicoterapeutico può essere molto molto utile. Certo, quindi un percorso combinato, abbinato diciamo, e anche una buona capacità di introspezione. Spesso dobbiamo cercare anche qualche risposta dentro di noi, dottoressa. Assolutamente, gli studi dimostrano che è proprio l'accostamento dei due percorsi che porta ai risultati migliori. Quindi non solo uno, non solo l'altro, ma assieme. Quello che poi cura è proprio la relazione che si instaura, no, tra il terapeuta e il suo cliente, che può assumere ovviamente principi farmacologici derivanti dal mondo naturale o artificiale, ma all'interno di una relazione, quindi di uno spazio in cui la persona si sente capita, protetta, ascoltata, no? Sembrano cose banali, ma è ciò che poi manca nella quotidianità. Certo, quindi il primo passo è quello di non spaventarsi, di riconoscere magari di avere un problema e le soluzioni poi alla fine si trovano. Arrivano, si trovano, ci sono, basta solo cercarle e farsi aiutare. Benissimo, benissimo. Io ringrazio dunque la dottoressa Messina per essere stata con noi, ci ha dato davvero dei preziosissimi consigli. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.